16 dicembre 1989. A Timișoara, la cittadinanza scende in piazza per protestare contro il tentativo del governo di trasferire con la forza il pastore protestante di origine ungherese László Tókes. La manifestazione dà l'avvio alla rivoluzione rumena, che porta alla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu. La Romania era il paese più speciale di quelli del blocco di Varsavia, i paesi sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica. Aveva un leader, il conducator, Ceausescu, che era capace di declinare in una maniera molto autonoma la politica estera, per cui piaceva molto di qua dalla cortina di ferro. Nell'84 aveva partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles nel pieno del boicottaggio da parte di Mosca. E però all'interno era tutta un'altra storia. Quel giorno tutto cominciò perché a un pastore non si voleva permettere di essere quel che era, una voce diversa sotto quel cielo grigio. E non si è fermato più quel movimento. Nel giro di